È stata una promessa fatta ai cittadini, così ha dichiarato nell'intervista Graziano Sabatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, il giorno dell'inaugurazione della nuova sede in via Bedosti, località Torraccia, Pesaro. Con oltre 3.000 imprese associate e 3.500 soci, la presenza di Confartigianato si muove in maniera capillare su tutto il territorio. Una nuova sede viva, fatta di collaborazioni e nuove opportunità per affrontare le tante complessità del momento. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il prefetto di Pesaro Urbino, la dottoressa Emanuela Saveria Greco, il vicepresidente Regione Marche Filippo Saltamartini, Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato, Paolo Mariani, direttore generale Confidi, Mirko Carloni, presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a testimonianza di un rapporto di partnership tra Confartigianato e Pesaro Capitale della Cultura 2024. Presso la nuova sede trovano spazio tutti i servizi, fiscale, lavoro, welfare, credito, energia, gas, uffici sindacali e patronato. Gli uffici saranno aperti da lunedì a giovedì, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 8 alle 14. È un segnale che vogliamo dare al territorio della nostra presenza e del fatto di mettere veramente le radici in maniera concreta su questo territorio dove abbiamo raccolto 7 anni fa una difficile eredità, ma oggi siamo molto soddisfatti dei risultati che sono venuti fuori. Noi vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione innanzitutto, come è la nostra sede di Ancona, dove organizzare corsi, dove creare luogo di incontro e creare informazione e dare informazione. Deve essere una casa comune per le attività che ci sono nella zona e vorremmo fare in modo appunto che diventi una casa viva e che possa funzionare e dare tutti i servizi che possono servire all'attività imprenditoriale. Pesaro Capitale della Cultura 2024, si parla anche di cultura dell'impresa. Assolutamente sì, in particolar modo dell'artigianato, del fare le cose, del fare grazie all'ingegno, grazie alle proprie mani. Un pezzo della cultura del nostro territorio è legatissimo all'artigianato, quindi questa nuova sede è un impulso anche a guardare con fiducia al futuro per tante imprese, piccole imprese. Sappiamo che il momento non è dei più facili per i conflitti internazionali, per le ripercussioni che hanno sull'economia, però qua c'è un tessuto che ha sempre trovato grande capacità di innovazione, di rinnovamento, e la capitale della cultura è un modo per valorizzare anche loro. Questa sede potrebbe essere anche un modo per fare qualche attività per Capitale Cultura 2024, potete utilizzare questa sede per le vostre novità? Ma la sede intanto è bellissima, è un punto strategico vicino al casello autostradale, quindi sicuramente si presta per tante cose e sarebbe bello ospitare qua magari qualche evento della Capitale della Cultura, una buona idea.